Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Questa espressione del salmista, che risale a prima di Cristo, potrebbe risuonare inutilmente agli orecchi di chi 2000 anni dopo Cristo è convinto che Dio provi gusto a castigare l'uomo per il male che commette. Se così fosse, il mondo sarebbe finito da un pezzo. Ma non è così. Dio stesso ce lo ricorda per bocca del profeta Ezechiele. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Il profeta ci dice con chiarezza che colpe e meriti vengono attribuiti a ciascuno secondo le proprie responsabilità. E anche per il malvagio che si converte c'è sempre possibilità di salvezza. Nel Vangelo risuona l'affermazione di Gesù: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E come superare la giustizia degli scribi e dei farisei? Assumendo i criteri di giustizia di Dio, il quale non punta a condannare il peccatore, ma a redimerlo. Ci esorta certo ad evitare il male, ma anche a fare tutto il bene possibile, oltre qualsiasi legalismo e senso di giustizia umana. E quante applicazioni trae Gesù dal comandamento «non ucciderai»? L'invito a non usare parole offensive verso i fratelli, a riconciliarci con loro prima ancora di presentarci a Dio, a metterci d'accordo con gli avversari per evitare inutili contenziosi. Ecco, riflettiamo allora su quanto oggi siamo chiamati a fare per tendere con assiduità al bene, superando la giustizia di scribi e farisei e così entrare nel regno dei cieli. Buona giornata e buona Quaresima a tutti.